Buongiorno, oggi giornata di totale relax. Allora, ci siamo preparati e stiamo andando in spiaggia. La giornata di oggi ho deciso di passarmela rilassandomi al massimo e quindi non ci sarà niente di particolare o di super bello da vedere. Comunque stiamo andando in spiaggia per la prima volta dopo mesi chiusi in casa e mi sembra tutto così surreale. La spiaggia è praticamente deserta, però devo anche dire che non c'è proprio caldissima oggi. In più penso che sia anche dovuta dal fatto che non si può uscire dalla regione, quindi insomma c'è meno gente che entra in regione. Comunque è tutto molto surreale, molto bello, molto emozionante, non so come spiegare le emozioni. Sì, comunque, come vi dicevo prima, oggi è giornata di totale relax, quindi non ho intenzione di fare proprio niente oggi e quindi adesso io ho freddo e infatti resterò vestita. Comunque si sta bene. E niente, oggi qui in spiaggia credo che mi leggerò un libro. E boh, guarderò la gente che passa e non lo so, ci devo ancora pensare. Oggi, come ho detto, ecco, ormai l'ho già detto 7 volte, non ho voglia di fare niente. Invece volevo mostrarvi questi braccialettini qui, che non so se volete che io vi faccia il video tutorial, ed è una fissa che ho quest'anno. Sono quelli fatti con i fili di cotone, facendo nodi, insomma, sono molto facili da fare. E niente, adesso mi metto ad ascoltarmi un audiolibro, quindi occhiali e cuffie. E ci vediamo dopo. Devo ancora scegliere un libro da leggere. Se ne avete da consigliarmi lì sotto nei commenti, ve ne sarei grata, soprattutto se è un audiolibro, ancora meglio. Sapete, voi conoscete un posto dove ci sono gli audiolibri gratuiti? Perché io sto cercando qualcosa su YouTube, però in realtà non c'è molto. Io ogni volta queste cose non so mai come farle. E niente, alla fine mi sono letta il mio libro, cioè in realtà non l'ho letto io, me lo sono fatta leggere, ma pazienza. E adesso sono tornata in camper per preparare il pranzo. Mi lavo le 2 tazze che ho usato stamattina e poi intanto mi fate compagnia. E niente. Ho deciso di fare il pollo, cioè il cordon bleu, alette di pollo e nuggets insieme. Ho pensato di fare anche un'insalata, riequilibrare un po'. Dato che non è proprio molto salutare, però boh, qua insalata già pronta. E qui anche un po' di asparagi. Mannaggia, non entra nel piatto.
Hola. La condisco io o l'insalata? Con mio papà. E niente, come dicevo, con i pranzi bisogna un po' fare con quel che c'è in camper, però il gas ha meno potenza rispetto a quello di casa, quindi i tempi di cottura sono leggermente più lunghi e quindi tendo a fare sempre piatti un po' veloci, insomma. Intanto mettiamo via l'insalata che è pronta. Queste appunto sono le cose che sto preparando oggi, che sì, non sono molto salutari, ma non le mangiamo sempre, insomma, una volta ogni tanto ci sta. Poi le alette queste qua mi piacciono un sacco. E che non sono capace a farle. Se qualcuno di voi sa farle, mi lascia la ricetta giù nei commenti, così provo a realizzarle magari in un video, se vedo tutta la vostra ricetta. Potrebbe essere carina come idea, che mi dite? Parlo piano perché ci sono altre persone e mi sento una scema a parlare da sola. Già mi hanno guardato strano quando appoggio il doppio telefono. Comunque, pranzo finito, adesso sto lavando i piatti. Se avete visto il tour del campeggio, avete visto più o meno dove sono. E sì, sono sui lavelli del campeggio a lavare la roba. C'è l'obbligo di tenere su la mascherina, infatti sono tornata anche indietro a prenderla perché porca miseria, mi dimentico sempre di mettere su sta mascherina qua, è proprio una roba che non mi entra in testa. Infatti ogni volta che esco dal camper torno indietro a prendere la mascherina, perché quando vedo qualcuno che mi passa a fianco con la mascherina addosso mi viene in mente praticamente. E niente, adesso lavaggio piatti e poi continuerò a far niente in spiaggia praticamente un'oretta, perché come al solito io ho sempre freddo, io sono l'unica che potreste vedere a Ferragosto con l'asciugamano addosso perché sto morendo di freddo, insomma. Ragazzi, ragazzi, parlo piano perché ho paura di spaventare, ma guardate chi è venuto a trovarmi davanti al mio camper. C'è questo merlo che ha trovato una pozza d'acqua sotto la siepe che è di fronte a me e si sta lavando. Mi sta tenendo d'occhio, infatti mi sa che mi ha sentito. No, continua a stare qua, quindi va bene, non gli do troppo fastidio. Che bello! Che carino, ok, guardate che vicino, vediamo se riesco a farvi vedere dov'è. Vedete, ce l'ho proprio a 3 metri da me, ecco. Intanto. And use the beach equipment of nearby beach umbrellas. Adults are recommended to supervise minors so that the prescription and safety distances are respected. It is recommended to throw out face masks and other personal protection devices in the mix and waste. Please avoid to leave them under umbrellas.
left on the beach or in the sea. For more information, check the signs at the beach entrance or ask the staff. Ok, allora andiamo a vedere il mare, così ve lo faccio vedere perché è da un sacco di tempo che non lo vedevo e mi mancava tantissimo. Prima vi ho fatto sentire l'annuncio, insomma, sulle misure di sicurezza da tenere in spiaggia. La parte iniziale era in italiano, però non ho fatto in tempo ad accendere in tempo prima che finisse di parlare, insomma. Comunque è molto strano perché gli annunci fino all'anno scorso erano diversi e quest'anno sentire questo annuncio qua mi ha lasciato un po', non lo so, di malinconia, sono un po' perplessa, però mi sento sempre così contenta in questo momento perché appunto sento che c'è, diciamo, la luce in fondo al tunnel, diciamo così, e quindi sì, mi sento bene. Ed è bello, è incredibilmente bello. Comunque la gente è aumentata, e che adesso non posso girarmi perché non voglio inquadrare visi. E il mare è splendido, mamma mia quanto mi è mancato il mare. Pensavo che quest'estate non sarebbe mai arrivata, e invece adesso sono qua ed è stupendo, è davvero stupendo. Ciao mare! Oggi c'è la bassa marea perché guardate quanto è lontana l'acqua. Il mare è pulitissimo e ha un colore che non aveva da anni, perché io non ho ricordi di un mare con questo colore da secoli, anzi probabilmente non l'ho mai visto di questo colore, ed è qualcosa di meraviglioso. E questa è Lignano, anzi non è Lignano, Lignano Sabbia d'Oro. Questi sono tutti gli hotel, gli appartamenti a destra, mentre questo qua in mezzo dove c'è tutta la vegetazione è appunto il campeggio. E poi a sinistra i palazzi laggiù in fondo sono quelli di Lignano Pinito. Dunque, giornata al mare finita. Vi avevo già detto, insomma, in questo video almeno 50 volte che oggi non avrei fatto nulla. Era proprio la mia intenzione quella di non fare nulla. E niente, in realtà non so neanche tanto cosa dirvi. Adesso sto tornando in campeggio. E altri programmi per oggi sono lavarci tutti e poi prendere la bicicletta e andare in centro, perché per andare in centro ci vogliono davvero pochi minuti con la bicicletta. Meno di 10 minuti, insomma, intorno ai 10 minuti, diciamo così. E poi sì, facciamo una passeggiata in centro, vediamo un po' di negozi e poi credo che ci fermeremo a mangiare là e poi basta, insomma. Comunque sono tutti che quando ci si passa a fianco si scansano, quindi vuol dire che ancora un po' di paura c'è, ma è bene tenere attenzione, insomma, perché non si sa ancora come continueranno le cose nelle prossime settimane. Da voi la situazione com'è? Siete già usciti? Cosa state facendo? Siete ancora a casa? Che regole ci sono? Ragazzi, giro in bicicletta. Allora, io vi sistemo qua dentro la borsa. Ho già provato prima, ma praticamente non è finito il filmato.
perché il telefono è crollato all'interno della borsa, quindi a un certo punto non si è visto più niente. Adesso provo a girare, ho provato a girare il telefono in un modo diverso, però non sono sicura che venga. In ogni modo, come vi dicevo prima, ci siamo lavati e adesso stiamo andando in centro in bicicletta e il programma sarà farci un giretto, una passeggiata nel corso, in mezzo ai negozi, insomma, alle bancarelle. E poi ci fermiamo fuori per cena stasera. Comunque non c'è un grande viavai di persone, neanche di macchine in realtà, quindi se c'è ancora bloccheggiamento, forse ancora presto, sono in stagione estiva. E quindi è normale in questo periodo. In realtà sono i periodi che mi piacciono più, se confesso che io ho sempre freddo, non mi spiace, quindi vabbè, tralasciamo. Niente, io sono quasi arrivata, quindi adesso cerco un posto per parcheggiare la bicicletta. Ok, eccolo qua. Allora, noi siamo arrivati in ristorante, abbiamo scelto di mangiarci la pizza alla fine stasera e siamo venuti qua. Abbiamo scelto questo posto perché, vabbè, non ce n'è tantissimi di aperti, però era super super consigliato sulle review di internet, quindi alla fine siamo venuti qua. E niente, il mio telefono è quasi scarico, quindi non registrerò più. E per oggi vi saluto qui. Io intanto scelgo la mia pizza. E niente, se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando carico un nuovo video sul canale. E niente, con questo è tutto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!